31 dicembre 2023. Oggi. Su questo non ci sono. 31 dicembre 2022, un anno fa. Il Santo Padre, Benedetto XVI, lascia questo mondo, questa terra. E lo lascia a Pietro Cristo. Lo lascia da Papa, da Vicario di Cristo. Benedetto XVI non ha mai ceduto quel famoso mondo spettacolo. Sapeva cosa sarebbe successo, ma non l'ha mai voluto lasciare, perché era l'unico modo per salvare la Chiesa. E allora, ecco, il caro Padre, il Santo Padre, che continua a avere la veste bianca, continua a mantenere il titolo, continua a tenere le insegne papali, continua a stare nel vicino di Pietro, perché un Papa non scappa dalla battaglia. Pietro non è scappato dalla battaglia, può aver avuto un momento di debolezza, ma non è scappato. Venezia XVI ha tenuto sempre anche l'anello pescatorio, sveglato, e solo il Papa regnante può decidere. Ha continuato a dare privatamente ai fedeli la benedizione apostolica, che solo il Papa regnante può fare. È il famoso pratico di cui si parla nella seconda lettera di Gesù, secondo capitolo, che è quello che stiamo vivendo. È colui che ha trattenuto il mistero dell'iniquità e poi lo ha rilasciato, perché questa iniquità doveva mostrare e palesarsi, perché l'iniquità è figlia del tempo, se ne sta nascosta e ordisce in maniera sinuosa, nel nascondimento, nel buio, perché ambisce a mettersi contro Dio. Ma ha fatto male i conti, perché Benedetto XVI, illuminato dallo Spirito Santo, aveva già capito da anni cosa sarebbe successo. Ed ecco dunque che lascia questo mondo con tutto quello che è appartiene a Papa. Ed è grazie a lui, sebbene a distanza di anni sia ancora incompreso per molti, ma non perché ho le pareti per intendere gli occhi per vedere e una bocca per gridare, perché ci vuole anche la bocca per gridare la verità. Benedetto XVI ha consegnato le chiavi al vero sommo pontefice, nostro Signore. E questo lo abbiamo capito magari dopo qualche anno, ma l'abbiamo capito perché ci sono stati degli uomini e poi sacerdoti e anche un giornalista. Questi uomini con la U maiuscola, figli di Dio, paladini e difensori della verità, del Vangelo. Il primo tra questi è stato padre Alessandro Maria Menotella. È stato il primo, un pioniere. È stato profetico e lui ha pagato sulla propria pelle la sua fedeltà a Cristo, il suo amore per la Chiesa. E dopo di lui, tanto di sei sacerdoti: Padre Enrico, Fra Celestino, Padre Padre, Padre Gerber, Padre Ioannis, Padre Nome. Sette. Potremmo dire i magnifici sette, che è quel famoso film hollywoodiano. Quei magnifici sette che cavalcano armati di pistole per difendere un villaggio di contadini da una banda di briganti che gli rubavano tutto il raccolto. E sette cavalieri, sette cowboy che provengono da ognuno dalla sua storia. Ognuno ha una sua storia, un suo incontro particolare, unico e ripetibile con il Signore. Ognuno ha una chiamata e ognuno ha una vocazione sacerdotale a cui hanno promesso di rimanere fedeli fino
Dio al mattino, perché di mattino si tratta. Non mattino bianco, ma di mattino. E allora questi 7 sacerdoti sono rimasti fedeli e hanno pagato tutti con la propria pelle, sulla propria pelle, la loro fedeltà a Cristo. Fanno una collezione invidiabile di scomuni che sono persone divini, cacciati di qui e cacciati di là. Alla Rivalnesi si potrebbe dire: hanno fatto un bel cacciuccone, un bel cacciucco. Ma è un cacciucco che non è confusionario, è tutto ordinato per la salvezza della Chiesa, per la difesa della Chiesa. Nel film diversi di loro moriranno. Addirittura c'è uno che di loro che scappa via, ci pensa, poi si ravvede e ritorna sui propri passi. E appena giunto spara qualche colpo e poi è ucciso anche lui, con l'intento di difendere la nobile causa. Perché nella storia certamente ci sono le debolezze, ci sono le fragilità, ci sono le paure, ci sono i timori. I sacerdoti non sono dei super uomini. Non sono gli eroi dei momenti, sono uomini, con le loro fragilità, i loro limiti, i loro peccati, ma investiti con un'autorità divina e inseriti all'interno della missione di cui sono consapevoli di essere che è più grande di noi. E per questo si affidano e si fidano di Gesù e si pongono sotto il patrocinio di Maria, perché l'opera non è di un uomo, ma è l'opera di Dio. E come ben sappiamo, ogni opera di Dio sarà portata a compimento. Le letture ci parlano di promesse: Dio è fedele al suo patto, Dio è fedele al suo patto. Questi 7 sacerdoti sono stati criticati, liberati, proietti, considerati dei pazzi, dei folli. Certo che sono dei folli, folli per Cristo, è la follia del Vangelo. E sono increduli, ma di quell'inquietudine santa, di quell'inquietudine che ti fa guardare gli occhi verso l'alto, verso il cielo. Cosa che la falsa chiesa non fa. Basta sentire il Signor Bergoglio e tutti i suoi mercenari. Lo sguardo di questi signori non è rivolto al cielo, sono i negazionisti del cielo. Lo sguardo di questi signori è rivolto alla storia, è orizzontale, come quello che va poi sotto terra, poi in Italia. È uno sguardo cadaverico, è nel nulla. Allora dobbiamo ringraziare questi 7 sacerdoti e anche qualcun altro in giro per il mondo, che tengono viva quella fede e quello sguardo rivolto all'infinito, al cielo. Perché, come dice San Paolo, la quella è la nostra patria, lassù nei cieli. E noi siamo chiamati a essere cittadini di quella patria e ad attendere, aspettare con fedeltà, con speranza, con forza, senza timore, senza paura. Quel Signore che ha promesso manterrà le sue promesse. Il piccolo resto è questo, la Chiesa di Gesù. Come profetizzato dall'allora Cardinale Ratzinger. È la Chiesa fedele, è la Chiesa che prega, è la Chiesa che spera, è la Chiesa che vive nella carità, ed è la Chiesa che soffre. Ma noi lo sappiamo, perché le sacre scritture ce lo dicono, perché dobbiamo passare per quella grande tribolazione per mezzo della quale veniamo purificati, per mezzo della nostra fedeltà e per stare in piedi davanti al trono dell'Agnello, che è un trono regale, è un trono glorioso, è la Gerusalemme celeste. Noi non siamo figli di questo mondo, non siamo figli di questa storia, non ci abbiamo da abitare la storia, noi siamo abitanti del cielo e la nostra fede è la testimonianza di questo anelito, di questo sguardo. E allora questi sacerdoti sono delle colonne, sono dei fari, sono dei pastori che si giocano la loro vita, giocano tutto, perché quando stai con Gesù devi giocare tutto, devi rischiare tutto, devi rinunciare a tutto, anche alla vita. E quindi hanno rinunciato alla parrocchia, hanno rinunciato ai conventi in cui stavano,
hanno rinunciato allo stipendio, semmai ce l'avevano uno, hanno rinunciato al gruppo dei fedeli che andava dietro, a privilegio, a quello, a quell'altro. Hanno rinunciato a tutti, come in Gesù. E allora, questi sono i veri pastori. Non quei preti che stanno nella sacrestia e continuano a girarsi i pollici e dicono aspettiamo il vescovo, perché loro si devono muovere, sono vescovi e se ne lavano le mani. Non i vescovi che se ne stanno negli episcopi e dicono tanto ci sono i cardinali, tanto ci pensano loro e se ne lavano le mani. Non i cardinali che sono vestiti di rosso, che richiamano il martirio, perché la testimonianza è la chiusa in sangue, neanche loro, perché loro cosa dicono? Beh, tanto ci pensa Gesù, tanto ci pensa la provvidenza e se ne lavano le mani. Cos'è questa la Chiesa? Ma noi veniamo da 2000 anni di storia, 2000 anni di martiri, 2000 anni di santi, 2000 anni di testimoni, che di fronte alla morte non hanno detto ma cosa hanno fatto? Come ci ricordano le agiografie del tempo? Guardavano come Santo Stefano al cielo, proprio martire, proprio martire della storia, e guardavano cosa gli sarebbe aspettato, perché ci credevano. Cosa credono questi sacerdoti, questi vescovi, questi cardinali? Cosa credono? Credono nella salvezza dell'anima? Credono nella Chiesa, credono nell'amore di Gesù, continuano a girarsi i pollici e sanno tutto. La cosa grande è che lo sanno. Non è che di casa fanno dal pelo, fanno finta di lasciare dal pelo. Lo sanno cosa sta succedendo. Sanno che c'è uno scisma da 10 anni, sanno che c'è una massoneria che governa, sanno che costui non è il Papa. Lo sanno, ma tacciono. E poi gli tacciono. Gridano le pietre. E poi mettiamoci anche i figli che pungono il loro sigillo, i segni del cielo, i segni dei tempi. Sono memorie con cui Dio prepara il suo popolo a quello che sarà il giorno del giudizio, che non è tanto lontano. Il fulmine che colpì il cupolone di San Pietro la notte delle strategie delle visioni di Benedetto. E poi, l'ultimo, 17 dicembre scorso, in un santuario vicino a Buenos Aires, in cui è stato l'arcivescovo rinominato, che non lo nomino, si sa chi è, un fulmine che colpisce la statua di San Pietro, ci saranno state di stampa. Cosa va a incenerire? La incenerella, la incenerella, succede due cose, l'aureola e le chiavi. Pietro non è santo e non ha più le chiavi. Infatti Pietro non è santo, perché c'è un massone, un gesuita massone, legato a tutti i mondialisti, usurpatore, antipapa. Non ha le chiavi, perché le chiavi si mettono un po', benedetto. Più chiaro di così. Bisogna avere ancora ulteriori segni. Dopo 10 anni bisogna avere ulteriori prove. Signore, dare prove. Chi ha occhi per vedere, veda. Chi ha orecchie per intendere, intenda. E chi ha la bocca per guidare, gridi. Ed ecco che da domani a questi 7 parenti sacerdoti si aggiunge il sacerdote. Perché non vuole più essere complice, non vuole essere convivente, non vuole tacere, come è stato proposto, è stato detto. Non vuole tacere, deve gridare. E quando gridi, gridi la verità, devi essere pronto a tutto. Ma non devi avere paura, perché il Signore è con te, l'Emanuele è Dio con noi. Il Signore, quando si congeda degli apostoli, dice: non vi lascio orfani, vi manderò lo Spirito che vi illuminerà e vi introdurrà tutta la verità tutta intera. E dice l'apostolo anche che sarà con loro, con noi, ogni giorno, fino alla fine del tempo. Il piccolo resto non ha la missione di salvare la Chiesa, ma di difendere la verità cattolica. La Chiesa la salva solo il nostro Signore. Come la salverà? Come parla l'Apocalisse. Sofferà con la sua potenza
con il soffio della sua bocca spazzerà l'anticristo e il diavolo e tutti quelli che gli appartengono, Il famoso marchio, il marchio della bestia, nazione di appartenenza. Ma il cristiano, il piccolo resto, appartiene a Dio. Su di esso sono posto il sigillo, è il sigillo della verità, è il sigillo della salvezza, è il sigillo di Dio. In greco lo spargis, è quello che riceviamo nel battesimo. Sono i cristiani che vivono pienamente il battesimo, non fanno compromessi. La chiesa che vivremo sarà quella profetica, quella che è contenuta nelle sacre scritture, clandestina e perseguitata. Noi ritorneremo, stiamo già ritornando, alla chiesa di Parigi, a 2000 anni fa, quando i cristiani e piccole comunità si ritrovavano nelle case, magari di qualche insospettabile notabile convertito al cristianesimo, qualche scantinato, nelle catacombe. Noi torneremo nelle catacombe. Quella è la Chiesa che fedelmente si prepara all'incontro con il suo Signore. È la sposa senza marchi, senza luca, perché è la sposa di Gesù. Deve essere santa, immacolata, pura, con vesti bianche, che aspetta il suo sposo, che fedelmente verrà. Oggi, domani l'altro, fra un anno, fra 2 anni, ma verrà, tarderà, dice quel profeta, ma verrà. C'è una battaglia in corso, c'è una lotta, c'è una guerra, la buona battaglia della fede. Non ci si può tirare indietro. Non è più il tempo di stare nelle sacrestie, negli episcopi o mascherarsi dietro un abito rosso. È il tempo della lotta. Una lotta di cui noi sappiamo già di essere vincitori, lo dice San Paolo. Noi siamo tutti vincitori di tutto quello che ci ha fatto. C'è già questa vittoria. Non dobbiamo stare all'interno di questa vittoria, la vittoria della croce e della risurrezione. La vittoria su tutto e su tutti. Non ci fanno paura questi poteri forti, non ci fanno paura questi seguaci del demonio, non ci fa paura la massoneria, perché sono già condannati. Sono già sconfitti. La vittoria è già nostra, perché è di Cristo, nella misura in cui noi continueremo a stare con Cristo, costi quel che costi. Mi auguro che ci siano altri sacerdoti, e ci saranno, che usciranno allo scoperto, che desidereranno rinunciare a tutto, ma non la verità. Desidereranno Cristo, ci saranno. Pochi, saremo una minoranza, ma ci è stato preannunciato, lo sappiamo. Quello che conta è Cristo. Rimanere attaccati al Vangelo, alla Sacra Scrittura, alla Santa Dottrina, alla tradizione, all'insegnamento di sempre. Lo dice sempre la seconda lettera del Vescovo di Cesare. Quando ci sarà l'Anticristo che prenderà possesso, lo che ha fatto, il tempo di Dio. E sappiamo come hanno sconsacrato sia la Basilica di San Pietro, sia anche la Casa di San Pietro Laterale. Sconsacreranno tutto, perché sono gli istruttori del sacro, sono dei dissacratori, sono dei saccheggiatori, razziatori. E allora ecco quel piccolo resto che continuerà a vivere la sacralità, perché diventerà il vero tempio di Dio, non sarà più legato ai posti, ma saranno le persone, non su questo monte, non a Gerusalemme si adorerà il Padre, ma il Padre cerca tali adoratori in spirito e verità. La Chiesa non è fatta di pietre, ma è fatta di cuori, è fatta di anime, è fatta di spiriti, di vite pulsanti e di innamorati, perché se va dietro a Gesù, come minimo devi essere un innamorato. E allora andiamo avanti così con Maria. Mettiamoci sotto la sua protezione, mettiamoci sotto la guida di Gesù e ascoltiamo la parola di Dio e viviamo pienamente nella fede e sacramenti dove verranno amministrati nella verità. E aspettiamo con fiducia, con grazia, con speranza, lottando e combattendo, sapendo di essere già vincitori.
Il Signore lo sposo verrà. Maranatà. Termina così l'Apocalisse. Vieni, Signore Gesù. E non lo aspettiamo. Salutato Gesù Cristo.